realizzare un disco in trio è un desiderio che avevo da molto tempo e che oggi si è concretizzato con questo nuovo progetto che si chiama Zakynthos. Un progetto realizzato insieme a due musicisti che stimo molto, Marco Rovinelli e Andrea Coletta. La dimensione del trio è una dimensione affascinante, soprattutto per un chitarrista, perché bisogna cercare di sottointendere molte cose armonicamente e quindi è un po' una sorta di sfida anche con la quale io mi volevo confrontare. Questo è il terzo anno di collaborazione con Francesco Bruno e sono al secondo disco suonato insieme a lui. Mi sento molto onorato di essere stato chiamato in questa formazione. Rispetto agli altri lavori ai quali ho partecipato con Francesco, in questa situazione di trio cerchiamo comunque di creare delle situazioni di interplay dove la ritmica in qualche modo si emancipa dal solo ruolo d'accompagnamento, ma cerca di creare delle situazioni estemporanee insieme al solista. Allora, sono con Francesco Bruno dal 97. Siamo partiti forse dalla world music, da musica comunque elettronica, per poi arrivare al jazz. Abbiamo fatto anche un disco ultimamente con la voce. E questo invece è il nostro primo disco in trio. E quindi un disco di responsabilità, se vogliamo. Io ho fatto altri dischi in trio, però completamente jazzistico di questo tipo forse è la prima volta, per cui è una cosa a cui devo dedicare parecchia attenzione, devo dire. E per quanto riguarda la musica di Francesco, per fortuna è musica bella, è musica che ha melodia, armonia, quindi si sposa parecchio con quello che mi piace sentire quando suono. Zakynthos è un'esperienza importantissima che consiglio di vivere musicalmente a tutti gli ascoltatori, a tutti i fan di Francesco Bruno, ovviamente al pubblico di Alfa Music. Zakynthos è veramente un disco in trio eccezionale, non perdetevelo. A volte rimanere un po' in solitudine, cercando di ascoltare tutto ciò che ruota intorno a noi, può essere fonte di ispirazione. È un po' quello che ho cercato di fare con questo album, usando la metafora del vento, per dire che dal vento e da tutto ciò che ci circonda noi possiamo trarre ispirazione e creare arte in genere, musica nel mio caso.